Parigi soffoca nello smog. Per correre ai ripari, l'esecutivo impone le targhe alterne. Non accadeva dal 1997 la misura questo lunedì. Gratuiti trasporti pubblici e controlli a tappeto per chi trasgredisce, con misure che arrivano sino al sequestro del mezzo. La situazione è già migliorata rispetto al picco toccato domenica, giorno peraltro feriale, di 180 microgrammi di particolato per metro cubo, oltre il doppio del limite di sicurezza fissato a quota 80. Vengo da fuori e non potevo far altro che usare l'auto, dice quest'uomo. Fortunatamente oggi le auto aziendali potevano circolare. Non avevo scelta, ma capisco i motivi alla base di questa misura. Il fallait y aller, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ma je comprends tout à fait, sinon, le pourquoi du comment concernant ces problèmes de pollution. Anche giovedì e venerdì scorsi ho usato il motorino e lo smog si sentiva nei polmoni, ma avrebbero potuto svegliarsi un po' prima e permettere ai cittadini di prepararsi. A causare la cappa di smog su Parigi, le particolari condizioni meteo, notti fredde e giorni caldi, che hanno impedito la normale dispersione nell'aria delle sostanze inquinanti. Je prends les transports.